Buongiorno, come state? Finalmente sono tornata con un nuovo vloggettino. Io sono ancora qui nel mio lettino. Sono le 9. Boh, sono sveglia dalle 7 e stavo leggendo i commenti degli ultimi, i vostri commenti negli ultimi video. E mi sono accorta e mi sono resa conto che comunque mi siete mancate tantissimo. Mancate, mancate, ovviamente. E perdonate il muso, regà, ma io so a letto. Mi sono alzata, mi sono svegliata alle 7 per fare comunque colazione e mi sono buttata a letto. Quindi mi chiappate così com'è. E niente, è sabato. Samuele è dal suo babbo perché venerdì dorme dal padre. E niente, mi hanno cambiato i turni al lavoro, d'ora in poi, almeno per il momento, lavoro dal lunedì al venerdì e sto a casa il sabato, cosa che solitamente io il sabato ho sempre lavorato. Mi state chiedendo in tantissime, di parlarvi della novità. Allora, giustamente. Quando ci si mette, cioè si spiattella la propria vita, soprattutto su YouTube, è normale che la gente voglia sapere qualcosina in più. Non so fino a che punto parlarvi della mia vita privata, ecco, perché comunque sapete cosa è successo prima dell'estate. Che comunque mi sono presa una pausa, non sapevo se chiudere il canale o meno, per comunque le persone che sparlavano un pochino troppo, quindi comunque cerco di tutelare il più possibile la mia vita privata. Però insomma qualcosina mi fa piacere, qualcosa magari ve lo posso anche raccontare. Ovviamente non ci sarà nessuna presentazione ufficiale, assolutamente no. Però mi sono fidanzata, ecco, morale della favola, sì. È un ragazzo che ho conosciuto l'anno scorso, era ottobre, in un, diciamo, locale, è un piccolo bar, un pub più che altro di paese. Insomma, mi è stato dietro un pochino perché insomma non volevo niente. Io volevo stare comunque sola. Sapete quello che mi è successo? Non ero pronta a una relazione, volevo stare da sola. Quindi, insomma, ho avuto un po' di pazienza. E poi quest'estate, dopo tutti questi mesi di calvario, decido comunque di uscirci e ora ufficialmente stiamo insieme da 2 mesi, quindi è veramente veramente poco. E niente, ha la mia stessa età, ora è al lavoro, ha dormito qua. Questo magari potevo anche non dirvelo, però vabbè, quando non c'è Samuele mi fa compagnia, ecco, vabbè, tanto regà, uno più uno a casa mia fa ancora due. Sono contenta, speriamo bene. Sono un po' comunque sempre non scettica, però insomma ho le mie paure, le mie incertezze. Insomma, che Dio me la mandi buona. No, vabbè, comunque sono tanto contenta. Lui è un bravo ragazzo, quindi insomma, tutto bene quel che finisce bene. E quindi niente, stamattina mi farete un po' compagnia. Ora poltrisco un'altra mezz'oretta. Poi faccio un po' di pulizie. E poi, insomma, magari ci prepariamo insieme. Che vado a pranzo con un'amica. Abbiamo ovviamente prenotato tavoli distanziati. Faccio questa premessa. Comunque, i casi nella mia città, io insomma, abito in Toscana. Ci sono, però diciamo che ovviamente usiamo il gel come dappertutto, la mascherina e tutto quanto. La sera magari evitiamo posti affollati quando insomma ci vediamo.
E magari non andiamo più a cena fuori per evitare, magari, non so, magari c'è più gente la sera, non lo so, vabbè. Comunque avevo voglia di sushi, quindi la mia amica si va a mangiare sushi. Si è prenotato il tavolo, ci mettono in un angolino, siamo da soli, ci disinfettano il tavolo, ci misurano la temperatura, andiamo infatti in un ristorante giapponese che è molto molto pulito, sono molto precisi. E ti misurano la temperatura, ti prendono tutti i dati, ti fanno igienizzare le mani, ovviamente mascherina, ti disinfettano il tavolo al momento, e ti fanno accomodare. Quindi, insomma, è un ristorante giapponese molto molto fidato, ecco. E quindi niente, vloggerò comunque solo la mattina, anche perché sono 6 minuti che chiacchiero a vanvera, non so manco che ho detto. E niente, dopo vi faccio vedere anche la mia nuova mascherina leopardata, che carina, che me l'ha regalata una mia cliente in negozio. E comunque niente, ora finisco di guardare Piccoli problemi di cuore, di quei cartoni antichissimi su Italia 1, perché non c'è altro, e poi ci alziamo insieme. Sono ancora a letto, qui c'è Ugo, Gilberto, Gilbertino, Faustino, vabbè. C'è The Vampire Diaries. Non mi alzerò mai da questo letto stamattina. Basta, è arrivato il momento di alzarsi dal letto. Sono le 11. C'è un casino madornale in questa stanza. Apro subito il balcone. Ancora i capelli sono del colore che ho fatto, forse in qualche video precedente si vede meglio. Mi mancava il primo piano, muso gonfio alla telecamera. Ah, allora, spento la luce, qui faccio prendere aria al letto, eccoci qua. C'è un casino stratosferico, perché poi lavorando dal lunedì al venerdì, purtroppo il tempo è quello che è, quindi ho giusto il tempo di fare il minimo indispensabile. E niente, ora qui apro tutte le persiane, se ci riesco. Allora, intanto ho messo a prendere aria, ho messo fuori il tappeto così prende un po' d'aria, che era smesso di piovere. Stanotte ha diluviato e si sono allagate parecchie strade. Mamma mia, che muso di merda! Qui ho sistemato un pochino il divano, ora vado ad accendere il robottino. Questo qua della Debot, me lo mandarono forse l'anno scorso per una collaborazione. Intanto aspira un pochettino e così dopo passo solo il cencettino. Qui c'è il caos della colazione di stamattina e devo mettere a posto tutto. Oh, vorrei, come sempre, allora, tanto che non ve lo dicevo, una donna delle pulizie. Eccoci qua. Qui c'è roba accumulata. Ora è tutta la settimana, è peso perché arrivi il sabato e la domenica, che giustamente magari ti vuoi riposare. E invece niente, magari io prima avevo 1 o 2 giorni liberi durante la settimana, mi gestivo meglio anche le faccende di casa. Invece no, c'è l'apocalisse. No, vabbè, notare. Altri panni. L'unica, forse sì, quasi intatta è la camerina di Mamo, che è quella sempre meno. Cioè, oggi non c'è neanche Samu. Ieri l'avevo rimessa a posto, quindi fino a domani quella camerina non la tocca nessuno, ecco. Comunque, ora inizio a fare qualcosa, mi devo sbrigare perché tardi. E sono le 11 passate, questa marmellata finita, anche questa buona.
Uso tanto queste marmellatine della Hiro senza zuccheri aggiunti, queste light. Mi ci trovo veramente bene. Sono molto buone. E questa ora è finita, ne devo comprare assolutamente un'altra. Solito muso di Pupù. Qui ho pulito un po' il piano della cucina e fatto i coccini della colazione, insomma le cose che c'erano da lavare. Ho disinfettato la tavola e ora do una spolveratina veloce con il mio solito prodottino che ormai è 3 anni che ve lo mostro. Ed è questo qua, buonissimo. E più che altro con questo prodottino la polvere si crea più lentamente. Qui ancora c'è il robottino che aspira. E nulla, mi devo muovere perché sono già le 11:30 passate. Devo finire di pulire, lavare per terra, stendere la lavatrice e prepararmi. Allora, ho appena finito di pulire il bagno con la candeggina, tutti i sanitari, eccetera, eccetera. Qui c'è la lavatrice che ancora va. Ho lavato tutti i pavimenti. Ecco qua, qui si sta finendo, insomma, di asciugare anche qui. Quando si asciuga poi rifaccio il letto così prende più aria il lettino. E niente, ora lavo il bagno. A parte no, stando prima la lavatrice perché manca un minutino. Allora, ora ho già chiuso le persiane, sta a breve, inizia a piovere, io a breve scendo, quindi insomma, avete capito. Volevo farvi vedere la postazione dello stendino, che comunque viene un po' nascosta dal divano e anche se put a caso ci sono ospiti, ipoteticamente, non si vede lo stendino, perché comunque il posto dello stendino è sempre stato quello perché quando piove comunque lo lascio qui con il balcone aperto ovviamente e comunque era in mezzo alla stanza, mentre così anche sì, cioè, si vede però rimane più nascosto, cioè perlomeno se qualcuno entra in casa non è la prima cosa che nota. Allora, con la mia fascettina da trucco parrucco e quant'altro, vi volevo parlare di questo prodottino qui, un attimino della Yves Rocher. Non ho il Covid, sono negativa, mi è andata la saliva di traverso. Comunque, a parte avevo lavato il visino e mi sto trovando bene con questo sapone che è per il mani e viso dell'Eurospin. È molto delicato, non brucia, mi ci strucco anche. Sapone e via. È fenomenale, ve lo consiglio. Boh, comunque, cose a caso questo vlog. Era tanto che non vloggavo, regà, capitemi. E ora vado a mettere questa cremina che non so se mi ci sto trovando bene o meno. Se avete qualche crema da consigliarmi per i brufoli, regà, fatemelo sapere. Allora, sono sincera, dopo il parto ho iniziato a accusare di, insomma, avere un po' di problemi di queste bollicine, brufoli, brufoletti, magari sotto in fase ciclo, ovviamente qualche brufoletto mi veniva, ma da quando ho iniziato a prendere la pillola, che la devo prendere per via dell'ovaio policistico, raga, la situazione, cioè raga, non so se notate, ma è ingestibile. Io metto questa crema minimo 2 volte al giorno, che in teoria è una 4 in 1, l'ho presa da Yves Rocher perché me l'avevano consigliata, solo che, raga, io non vedo miglioramenti, cioè sono veramente disperata e fatemi sapere e consigliatemi qualche cremina. Comunque, chiusa questa piccola parentesi da influencer dei poveri, vado a mettermi un filino di trucco. E andrò a mettere questo fondotinta che mi ha regalato la Yves Rocher con l'acquisto della cremina. E oltretutto non è male. Oggi infatti passo a ciacciare da Yves Rocher e che si è, perché ha aperto il negozio nella mia città,
che nel caso lo compro perché anche la tonalità non è né troppo forte né troppo chiara, comunque l'intensità bassa, cioè, media. Che cacchio sto a dirlo, lo so manco io. E quindi boh, perché solitamente io uso sempre questo che viene 4,90 euro e si cava la paura. Ho fatto un gestaccio brutto. Comunque, dopo aver messo idratato il mio viso con la cremina antibrufoli che copre la sembola, vado a mettere un po' di questo coso, primer viso correttivo per pelli arrossate, comunque un pochino i brufolini rossi. Me li nasconde. Questo me l'ha regalato mia cugina, che gliel'avevano regalato a lei, ma mia cugina è peggio di me, non si sa truccare, proprio non si trucca. E quindi niente, me l'ha regalato e comunque mi ci sto trovando bene. Se avete qualche prodotto simile da consigliarmi, regà, che costa poco, perché se no più di 10 euro io non ci spendo per i trucchi, perché no? Fatemelo sapere. Comunque da mettere un po' di questa cremina, questo affare, questo primer, per fare un po' la figa e far finta che mi so truccà. Mi metto fondotinta e mascara e sono pronta, anche perché poi c'è la metà mascherina, quindi che cacchio mi trucca fa? This is my makeup dei poveracci! La... Dai, un pochino si vede, no? La differenza, un po' di brufoli coperti. Ora mi passo la piastra e niente, uso questo mascara, voglio fare molto la professional, pagato 5 euro, anche troppo perché non l'ho preso all'OVS, che c'ho tutta la linea dell'Essence, ma in cartolibreria, me l'avevo finito, crazy volume, poca spesa, massima resa. Ora mi vado a vestire perché sono già in ritardo. This is my outfit, panna a fanculo. È iniziata anche a diluviare, ma proprio alla stra grande, ma dalla telecamera non rende. Sta anche tuonando oltretutto. Comunque vabbè, metterò anche il mio cappellino molto fesso. Allora ve lo sistemo. No, regà, mi sto cagando male. Sta diluviando. Eccomi qua, outfit completo e vado a prendere una giubbata d'acqua. Ah, e dimenticavo. Al prossimo video!